Sono più abituato a fare voli così corti. Let's go! Sai dove siamo? Piccolo indizio. Vabbè, facciamo finta che in realtà non sanno già tutti dove siamo, perché ci sarà credo scritto anche nel titolo di questo vlog. Però fa freddo. Saranno giorni freddi ma caldi. Bella raga, ci siamo, nuovo video. Ciao, io sono Gianluca Gazzoli, se ancora non l'avete fatto e vi va, iscrivetevi immediatamente a questo canale, fatelo. Io mi giro. Avete fatto? Bravi, vi siete iscritti, ottimo, perché questo è un altro incredibile vlog del Gazzo, un altro incredibile vlog. L'NBA sbarca a Parigi, ancora una volta NBA Paris Game. Quando l'NBA arriva a Parigi, spesso e volentieri ci sono un sacco di cose intorno anche da fare, da raccontare, da vivere, e noi ve le facciamo vivere come solo noi proviamo a fare. Sapete qual è la grande differenza con tutti gli altri video che ho fatto in passato qui a Parigi? Che c'è Fra! E quindi sarà diverso, ma no, soprattutto questa volta ci sono un po' di attività diverse che abbiamo in ballo, ma non posso anticiparvi niente. Ci tenevo a ringraziare la città di Parigi, che tutte le volte che vengo qui ci tengono a farmi, insomma, sentire il loro calore, il loro benvenuto, e cambiano tutti i tombini proprio dedicandoli a me. Poi li lasciano così per alcuni mesi e ogni volta che torno me li fanno trovare. Pazzesco, grazie ragazzi, grazie davvero, non dovevate. Allora raga, ci siamo buttati qui dentro un attimo per pranzo, per recuperare anche un po' di caldo, perché abbiamo cercato il posto dove poi io questa sera farò la diretta di Gazzologi su Radio DJ, perché comunque sarò in diretta questa sera live from Paris. Beh, mangiamo e vediamo cosa succederà dopo. Incredibile. La guest che meno ti aspettavi di vedere a Parigi. Dave, Patron, Davide, perché tu solitamente vivi in Scozia. In Scozia. Sei qua per imparare il francese. Anche. Sto facendo le prove, ma ero qui per fare il mulo in questi giorni, fare lo sherpa, non portare, cioè, le valigie. Vedevo la mia ragazza. Ah, quindi lei si è trasferita qui e quindi tu fai avanti e indietro con la Scozia. Adesso lui è dall'altra parte, perché insomma, se lo seguite sui social, su TikTok. Dov'è il più followers adesso? Instagram, TikTok siamo a 7 miliardi. Esatto. Quasi un milione. Vabbè. Però tu insegni l'inglese agli altri. Questa volta sei tu che devi imparare il francese. Adesso che tu sei dall'altra parte, ti è più facile perché tu sai già l'inglese. Cioè, l'aver imparato così bene una lingua. Mi è più facile l'approccio. Nel senso che quella paura che hai inizialmente di buttarti, di parlare, di dire... Parlo con questo signore alla cassa che, non so, dico in lingua, in inglese, adesso quella è la mia comfort zone, di parlare in inglese. No, adesso bisogna parlare in francese. Non so quindi come ti si stai dice. Buttando. Devi far figuracce, punto e basta. Buttarsi, se che te buttarsi, hai fatto così all'inizio, perché svegliamo sta roba. Sì, cioè, non è madrelingua inglese. Sono italiano. Lo hai imparato a che età così l'inglese, ah? È arrivato, passato il C1 a 18 anni. A 18 anni, quindi insomma si può fare, imparare assolutamente così bene. Devi buttarti, immergerti assolutamente, cioè devi circondarti di inglese, dico io. Errori tipici che gli italiani di solito fanno quando cercano di parlare inglese. Noi innanzitutto diciamo buon lavoro, quindi quando chiudiamo una conversazione o un'email diciamo good work. Però no, quello è se uno ha fatto un buon lavoro, allora dici good work, well done. In inglese si dice have a nice day, ad esempio. Have a nice day, alright, see you later. Oppure infatti, come dici infatti? Infatti abbiamo detto che infatti non è in facts, non è chiaramente in facts, ma è... Possiamo dire as a matter of fact. Quindi, infatti, questo è bla 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 bla, it's a matter of fact, e continui. E Dave, piacere, grazie come sempre. Bella lì. Però mi devi dire una frase, di quando incontrerò LeBron James, mi devi dire una frase d'effetto che io gliela dico e lui capisce che sono un bro. Cosa gli potrei mai dire? Nice to meet you. No, non funziona. Ci penso. Allora raga, abbiamo appena incontrato e abbiamo chiacchierato un po' con gli altri ambassador NBA in giro per il mondo. Questa è una cosa fighissima, almeno a me piace tantissimo, perché inizi e conosci anche persone nuove, come in questo caso, perché ognuno di noi è l'ambassador NBA del proprio paese. Io sono l'ambassador italiano, è una cosa che mi fa un piacere enorme,
un onore incredibile ed è bello anche quando becchi gli altri. Adesso ho fatto appena la diretta di Gazzology qui da WeWork, la cosa mi ha gasato perché ho visto la serie di We Crashed, guardate, con Jared Leto e Anna Hathaway, è fighissima ed è bellissima. E adesso però abbiamo saputo che i Brooklyn Nets hanno aperto una pizzeria a Parigi e andiamo a vedere un po' com'è la situazione. For the race, got a mill, now they coming with a place. Check the numbers, fam, I swear I'm getting paid. I'm a don just like a Perrier. It's from time when I'm yeah, on the low, like I'm pushing out a base. Told him come down and I'll meet him at a gate. Voilà. Senti che profumo, sai che c'è messo? Le 11, c'è una fame incredibile. Posso dire, che stile, tutto che stile. La maglia, la pizza, l'atmosfera, la musica, la gente, che stile. Due buone, però comunque però non vi ho ancora detto. Brooklyn Nets contro Cleveland Cavaliers, qui a Parigi. Per chi non lo sapesse, siccome a livello di marketing, di espansione, di mentalità, eccetera, cercano sempre di rendere l'NBA più global possibile, hanno deciso una volta all'anno, per ora, di portare una delle loro partite del loro campionato americano in Europa, e quindi una partita viene giocata in Europa ed è una partita che conta per il campionato, per la regular season. È come se facessero, che ne so, Roma-Atalanta a New York, ok? E qui oggettivamente quando arrivano poi si prendono la città, fanno un sacco di eventi nella città, un sacco di cose che effettivamente fanno capire che l'NBA è arrivata, non solo con la partita ma con tante cose che ci stanno intorno. E sono tutte cose fighe, questa è la parola incredibile. Direi che il primo giorno è andato, ma è solo l'inizio. Resta qui e vedrai, resta. Ed eccoci, ve l'avevo detto raga, avete fatto bene ad aspettare. È un attimo che inizia una nuova giornata. Andiamo perché abbiamo tante cose da fare. No, che rimaniamo fuori. Let me to introduce my new friends. Introduce you. See, you don't remember my name. No, introduce yourself. Well, I follow orders and my name is Joella. What's up? Joella. It's classic, it's classic. Of course. What's my name? George! Fuck yeah, George is too easy. Yeah, it's too easy, man. What's her name though? Yeah, what's my name? Now it's difficult, but... Not difficult. Can you repeat your name, please? Hey, Jan. Hey, Jan. Yes. Okay, Jan. From? From? Istanbul. Istanbul, Turkey. Yes. Greece. Mm-hmm. And London. Oh, you remember that? Yeah. All right. Ci siamo ragazzi, stiamo per assistere agli allenamenti dei Brooklyn Nets, agli allenamenti dei Cubs. E devo dire che è sempre bello assistere a un allenamento di giocatori NBA. Dico una cazzata se qua giocava Wemby, poi la verifichiamo. Ci siamo. Si stanno allenando i Nets. My mind run deep in my thoughts when I didn't have it. Sleeping on the floor, wishing it was a mattress. Now I'm in Hollywood with actors and actress. Where everybody bougie, latest trends and fashions. I'd rather keep it a buck, 100 if you ask me. I was trying to pay the bills just like last week. I was trying to sell a deal just like last week. Trying to run plays and run it up like them athletes. It's in my DNA to have hope and make a way. Good energy, I'll hit that MJ fade away. Miss me with the hate and now, brother. Una delle cose più belle di questo tipo di iniziative, almeno dal mio punto di vista, è che coinvolgono un sacco di ragazzini, bambini. Hanno coinvolto i ragazzi delle scuole, li portano qua, gli fanno vedere l'allenamento, quindi ti immagini di essere un bambino e ti portano all'allenamento di una squadra NBA. Probabilmente la vita di qualcuno di questi bambini sta per essere cambiata, perché tu vedi una roba del genere, forse di cose ti innamora. Uno di quei bambini oggi è Michael Jordan. Another Italian guy. Nice to meet you. Bring all of your Italian friends here. Nice to meet you. It's an honor for us. Thank you. We have a common friend. I don't know if you remember, but during the 2 All-Star games ago, you met my friend Gianmarco Tamberi, Jimbo. High Jumper Championship. Mm-hmm. You are the opposite he was, team during, he was during in, the celebrity Yes, he was game. In Cleveland, the celebrity team. Yeah, yeah. Nice guy. Yes. Yeah, nice Very guy. Nice He's guy. A good player. Yeah. Do you no, remember? He can play. Did he put his highlights together? Did you see the dunk he had? Yeah, that was amazing. Yeah, yeah, that yeah. was pretty cool. But he lost. He remember. Jimbo, challenge for another game. Okay. Okay. And how was your feeling in Paris? It feels great to be here. Paris has this special energy that when you wake up in the morning makes you want to smile. And to be able to be here with my family, with my kids, with the Cavaliers organization for a game, a live NBA game in Paris, is just special. Yeah. And I think it's the next motivation for the younger generation too.
it's the time for the fan, the NBA fans in Paris to really enjoy a live NBA game. Because everybody always asks questions like, how is an NBA game? How, it's not just the game, it's more than the game, it's like an event. It's a lot of things happening. Now is the time to enjoy that, and I feel really good, and I'm going but to enjoy the audience, the community in Paris is bigger than other countries in Europe. I was a big Cleveland Cavaliers fan when you played. Thank you. I've got many Cavs jersey. Which is your favorite jersey? What kind of we color? We had so many different ones, and we had City Edition, yellows, orange, we had black. The best one for you? I don't know if I have one favorite one. I always liked the orange one and the black one. Okay, yeah. It's good. Cool. I've got. You got both? Yeah, wow, yeah, that's good. And the last question, you played with LeBron James during your career. How is your best memory together? 2007, when we won the Eastern Conference Finals, it was amazing. It was special for the team, special for the city. It was after so many years without winning something, and to be able to do that for the city of Cleveland was really amazing. I remember that I lived a minute and a half from the arena. That's where my apartment was. After the game that we won, the Eastern Conference Finals, it took me an hour and a half to get home because it was everybody on the street. Like a parade. Yeah, it was like a parade. But that moment, with LeBron and the team, it was special. Wow. I think it was incredible, but you thought that he could play a long career like this. It's crazy, right? He's still playing at a high level and at the age he is, and with all the miles that he has in his body. So I always tell people to enjoy it and appreciate what he's doing, because players like that don't come around often. Yeah. And sometimes people tend to take guys like that for granted. Yeah. So my advice to everybody is to enjoy LeBron now, because it's not gonna last forever. Yeah, thank you, man. Ed eccoci qua, siamo arrivati. Questo è l'NBA House, un luogo dove vengono inserite un sacco di attività, dove passano ospiti, giocatori, sponsor e un sacco di altre cose. Adesso faremo tutte, perché noi le facciamo tutte. I can't believe what I did. I got the bag, then I dipped. Yeah, love for the dough and I simped. Louis V satchel equipped. Yeah, she want a piece of the kid. Spanish mommy from Madrid. Yeah, shawty went all of this shit. I cannot handle my bitch. No, no. Nice to meet you. I'm Gianluca from Italy. But we met in Milan 10 years ago with this Paolo commercial. Bambini. Yeah, do you remember this commercial? Soccer and basketball together. I was younger. Now I've started my career there. Nice. Now I'm a TV and radio host in Italy. Nice. Thank you for that moment. Yeah, I remember. Sometimes that was a fun one. I think that I thought it's for an Indonesian commercial for a website. Exactly. But I remember that you take the ball and your first shot was back to the backcourt. Back to the basket. To the basket. Yeah. One shot, one goal. Thank you. Comunque raga, io l'ho invitato, Tony Parker al basement l'ho invitato. Se passerà, ricordatevi che è partito tutto da qui adesso. Oh my god! You stay in the in-season tournament. Yeah. I try to go, but it's impossible for me. But when you see LeBron and my face is per me queste sono le cose che mi emozionano nella vita. Ragazzi, per il vostro My Team prendete Gianluca Gazzoli, the only one, e vincete tutto. Cioè proprio vincete tutto. Ebbene sì raga, questo è il primo pallone della storia senza aria dentro. Stampato 3D, palleggia come una palla. È stato utilizzato, tra l'altro l'avete visto anche perché è stato utilizzato durante l'ultimo Slam Dunk Contest che abbiamo filmato quando eravamo su Lake City. Kenyon Martin Jr. ha schiacciato con questo, l'hanno progettato per rimbalzare e muoversi come una palla da basket normale, e lo scopo è che poi questa sostanzialmente non la devi gonfiare mai. I buchini servono per far passare l'aria, che gli dà un po' l'effetto molla, è molto strano. Buongiorno, anzi, bonjour, perché
noi ci adattiamo molto al territorio nel quale ci troviamo, territorio che continua a cambiare. Nuova giornata, reduci da una serata di ieri molto molto bella, le immagini che avete visto arrivavano da questa serata che ha organizzato l'MBPA. Detto questo siamo pronti. Game day, questa sera Brooklyn Nets finalmente contro Cleveland Cavaliers, però oggi diciamo abbiamo una giornata libera dagli impegni legati a NBA e ad altre cose, quindi io direi che ottimizziamo. Fra, tu sei mai stato a Montmartre? No. Che cazzo ci hai messo 2 ore a rispondere? Non so, no. Sei mai stato a Pigalle a vedere il campetto? No. Va bene, andiamo. Poi magari andiamo a vedere anche altre cose. Ebbene sì ragazzi, Montmartre, che posto incredibile. Montmartre, come sapete, è un quartiere situato su una collina della zona nord di Parigi, capitale della Francia. Si vede che sto leggendo. Aneddoto di vita personale, sono venuto a Montmartre per la prima volta nel, credo, 2008, una cosa del genere, o 7-8. Mi sono fatto inculare da quelli che ti fanno il ritratto. Ero con una ragazza con cui stavo in quel periodo, le fecero il ritratto e io tutto gasato eccetera, ma mi costò un botto di soldi ingiustificato. Però tutti prima o poi l'inculata la devono prendere nella vita, quella classica da turisti, proprio l'inculata, quella proprio senza vaselina. Raga, non potete capire, ti giuro non me lo sarei mai aspettato. State sentendo? Cioè, una di quelle cose che vedi solo online ogni tanto su TikTok. Cioè, Ed Sheeran. Pazzesco. Cioè, ma qui in mezzo alla gente. Pazzesco. Raga, venite. Sembro quello lì che fa i video delle case. Tappa obbligatoria se venite a Parigi. Ma per forza, che vi piace il basket o meno, qua ci dovete venire, mi raccomando, controllate gli orari perché non è sempre aperto. Il capo di Pigalle, iconico, famoso in tutto il mondo. Ci hanno preso una zona degradata e ci hanno creato una roba, un luogo di culto. Allora raga, adesso pranzo, facciamo un pranzo con alcuni amici e Channing Frye. Sì, Channing Frye, quello di giocatore di Cleveland, cioè che ha vinto il titolo con LeBron nel 2016, con Channing Frye. Adesso pranzo, andiamo. Cioè, tipo il pranzo con lo zio che ti racconta le cose, oppure lo zio che ti racconta le cose è un campione NBA, cioè nel pranzo. We have a lunch with a special guest, but usually when you play in Cleveland, what was your diet? Just really healthy stuff, you know, salad, not cookies, fish. Not cookies. Sugar cookies only, okay. You know, but you had to get a win to get a cookie, so okay. Just really healthy stuff, you know, stuff, simplicity was it, whether it was like, you know, potato, steak, veggies, yeah. Rice, chicken, veggies, you know, fish. Before the game. Oh, before the game. How many hours before the game? Four or five. Yeah, okay. Yeah. And then obviously you're gonna have a protein shake before the game. Yeah. I didn't like to feel full during the game. So you had to eat pretty big, and then I used to get a workout in before the game too. Yeah. So yeah, just trying to stay healthy and eat clean. Clean is better than most things. And about your memories, what is your best memories in during your career? Obviously, I think number one would be winning a championship. Yeah. And then number two would be getting drafted. Yeah. I think, you know, getting an opportunity to play in the NBA, and here I am 19 years later. Yeah. Wow. Still being able to travel the world because of basketball, it's yeah. Been wild. And then winning a championship, being the best was a great thing. This is the best. Yeah, it is the best by far. In my basement, I have in my studio, the name is Basement. Yeah, yeah. I have a frame about LeBron James, yeah. the iconic picture with the oh, yeah, the headphones, yeah, locked in, yeah.
and the quotes. And the glasses, yeah. We remember that. That was hilarious. For me, it's very motivational. Yeah. Your epic... comeback. Your epic comeback. What was the secret for that moment? I think it was our team chemistry. We didn't ever stop believing that we had a chance to win. We didn't make it about them, we made it about us and like what we can do better each game. And then we just kind of went psycho. We were so focused, a lot of us didn't realize that there wasn't another game until the champagne was everywhere. Okay. It was just like, we were so locked into just the next play and the next, you know, the guy next to you, are you ready to play if you get a chance? Or do you know the plays? Do you know their call? Like, so many little details went into everybody, from LeBron all the way down to the people at the end of the match. And one of your best memory with LeBron? Just the first time I got an opportunity to play with him, just how he sees the game, how he prepares, his dedication, you know, as a leader. Everything he asks you to do, he does it 10 times over. Yeah. So as a vet, as an equal, you know, I think I appreciate that he takes the time to make sure that all his teammates are good and that we're on the same page. Thank you. Is there some special advice for young, for new generation? You know what, just keep playing, man. Just be the best version of yourself. I know everyone says that, but I think that's the truth. I think you look at everyone in NBA, all walks of life from around the world have been successful. So I'm pretty excited for that next new Italian superstar. Yeah. Who win tonight? Cleveland, let's go. Yeah, of course. For sure. Of course. What do you think about the topic champion of the world? And so I think the NBA is the only one that can say they're a world champion. Yeah. Because we are the world champions. And I would put the top three NBA teams versus anyone, right? I think the NBA is a worldwide game, and I think, unlike track, it's a team thing. And so when you have players from around the world on one team, then it should be a world championship, because the best players from Italy, from Greece, from Croatia play in the NBA. Right, it's different when you're talking about track or, I mean, maybe hockey. Yeah. Well, not everywhere plays hockey, but... The players. You know what I'm saying? Yeah. No worries. Un pranzo incredibile, andato, ma come sempre abbiamo un miliardo di cose da fare in poco tempo, ci complichiamo sempre la vita. Prima della partita passiamo a trovare gli amici di Nike sopra l'House of Innovation, quindi sopra gli Champs-Élysées che sono di lì, c'è l'headquarter francese. Morbidi. Vista il rooftop di Nike, tra l'altro guide d'eccezione in questo tour. Andre, tu lavori negli uffici ad Amsterdam, cioè in teoria in teoria io non ce l'ho questa vista. Tu non ce l'hai questa vista. Vedo i campi olandesi e Hilversum. Ma invece il buon burro Leo, io ho la fortuna di essere qua. Da quanti anni ormai sono qua? Già 3 anni e mezzo. Sono tanti, ormai sono diventato parigino quasi. Ma tu hai lavorato con Wemby adesso, no? Hai fatto un po' di roba con lui? Sì, fino al draft dell'anno scorso. Infatti poi tra l'altro l'evento che avevamo fatto per la Lottery Night, sì, che era a maggio, quindi un mese, sì, prima del draft, quando si è saputo che lui andava a San Antonio, l'avevamo fatto qua. È stata una serata bellissima perché era solo friends and family, sì, non erano consumatori. Quindi giù da basso c'era stato il live, che quando c'è stata la sua reazione, che per la prima volta ha saputo, lui non sapeva niente ovviamente. Certo, uno poteva immaginarlo, ma... E sul rooftop è venuto, è arrivato il mappe... L'avevate fatto tutto qua quello? Tutto qua, ed era di notte, perché era negli States, era alle 2 di notte, si è presentato anche Mbappé, è stato molto figo. Beh, cazzo. Perché vedevi che era circondato da amici e famiglia. Comunque a lui mi sembra molto easy. Sì, sì. Cioè easy per dire, molto autentico. Lui... La cosa assurda, ovviamente sta avendo anche difficoltà e tutto, però sta avendo una stagione della rookie solida, per me la cosa assurda è la sua testa. È uno che sa dov'è nel mondo, ecco, non è semplicemente uno chissà, alto. Chissà, ce n'era stato un altro così nel 2003, però non lo so, quello resterà nella storia, vedremo. Vediamo anche le Olimpiadi lo diranno, la Francia vuole gioca per vincere, La Francia gioca per vincere l'oro. Gli americani vengono con lo squadrone, bisogna vedere che devono essere pronti.
Vedremo. Sempre figo visitare gli uffici di Nike, devo dire che alla fine è un ufficio, voi direte, quindi è, però boh, cioè, sarà per la gente che passa di lì, sarà per la filosofia che ci sta dietro a Nike, per le tante cose belle che abbiamo fatto anche insieme, che ogni volta boh, c'è un'ispirazione particolare. È sempre molto bello rincontrare anche Andre Burro, perché è bello vedere, insomma, ci siamo conosciuti ormai tanti anni fa, e vedere come le strade vanno avanti, poi ci si ribecca, ci si racconta delle cose, ci sono delle condivisioni e appunto sempre ispirazioni comuni, che è molto 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 bello ribeccarsi. I soliti puntini della vita che si riuniscono ogni tanto. Adesso però it's game day, quindi dobbiamo andare alla partita. È il motivo per cui siamo qui. L'Accor Arena. Lakers. Siamo fra. Ma in che senso qua? Great position. Non so come si dice in francese, ma il concetto si dà. Parigi, comunque, essendo una partita di regular season, bisogna scegliere una squadra che giochi in casa, ed è Cleveland che gioca in casa, in questo caso infatti fanno la presentazione, si giocassero in casa loro, eccetera eccetera. Not finished. Wait. Partita che si è accesa sul finale, Donovan Mitchell che fa una partita pazzesca, i ragazzi che impazziscono per lui. È stato un grandissimo spot per l'NBA, credo, in Europa, e che come sempre travolge una città intera. Fa impressione vedere tutto questo in Europa, non ci si abitua mai, perché per un attimo ti senti da un'altra parte. Spero che questo possa succedere sempre di più in Europa e che, ne so, magari un giorno poter avere qualcosa del genere anche in Italia, che farebbe bene a tutto il movimento. Per il resto ce la godiamo ovunque, noi proviamo a raccontarvela. Personaggi pazzeschi questa sera qui a Parigi, personalmente esperienza incredibile. Se vi è piaciuto questo video e tutte le cose che vi abbiamo raccontato, iscrivetevi subito a questo canale, commentate, fateci sapere che cosa ne pensate, like e tutte quelle cose che si fanno. Io vi ringrazio, sono Gianluca Gazzoli, al prossimo video.